Sono già passati 13 anni, ma i ricordi rimangono fervidi nelle menti sia di chi quei momenti li ha vissuti, sia di chi li ha guardati tramite lo schermo di un televisore. L'11 settembre 2001, il giorno che ha cambiato l'America, anzi il mondo. Il bilancio delle vittime fa ancora accapponare la pelle. 2.974 persone morirono nei quattro attentati e tra queste 2.752 persero la vita nell'attacco alle Torri Gemelle. Nell'attentato più sanguinoso della storia, dirottati da gruppi di terroristi fondamentalisti islamici, furono due gli aerei che l'11 settembre di quell'anno colpirono a New York le Twin Towers. Nel giro di poco più di un'ora, un terzo aereo fu schiantato a Washington contro il Pentagono, provocando 189 morti, e un quarto esplose a Shanksville con 44 morti, senza centrare l'obiettivo degli attentatori. Un episodio che resta scolpito anche nella mente e nel cuore dei sulmonesi che stamane abbiamo incontrato, rievocando la storica strage che ha provocato un danno permanente all'umanità. Un attentato gravissimo per tutta l'umanità, non solo per l'America. Che è stata una tragedia. Non devono succedere certe cose. Bisogna farla finita con questi terroristi e tutte quelle. E come è successo in America, può succedere anche qua in Italia, in Cina, in Giappone, in Russia, in qualsiasi parte. Quindi siamo sempre soggetti a queste tragedie. Ce lo ricordiamo, sì. Proprio la scena dello sfondamento delle Torri Gemelle, che siamo a scherzare. E chi se ne scorge quello? Tutto ciò che succede di quel tipo fanno sempre danni, non danno mai a mangiare nessuno.